Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Porta Forgia per Cleto sotto le stelle, che è una rassegna cinematografica ideata dalla Proloco e ovviamente con la collaborazione del comune. E quindi chi abbiamo qui accanto a me? Ma abbiamo proprio il sindaco di Cleto, che è venuto qua proprio per la prima serata. Quindi vi vogliamo chiedere velocemente e brevemente, prima di iniziare, che importanza hanno queste attività e queste iniziative, soprattutto in periodo estivo, dove magari il mare è importante, ma questi borghi invece si valorizzano, perché invece c'è fresco, c'è un'atmosfera accogliente. Poi Porta Forgia è bellissima e si presta ancora di più a delle realtà come il cinema, piuttosto che le presentazioni di libri e altre cose. Dunque, la vostra iniziativa la vedo in un modo positivo, vitale. Cioè, eravamo quasi rassegnati a vedere questo borgo calare nell'oblio che ha caratterizzato il passato. Grazie alla vostra iniziativa vediamo che c'è un sussulto di vita che deve essere sempre maggiore, perché Cleto non può assolutamente morire così nell'indifferenza. Naturalmente c'è il mare vicino, però ci sono questi borghi che raccontano tante cose e dove si sta meravigliosamente bene. Io in questo momento giungo da Mare di Saluto, quindi abitiamo su quel crinale dove c'è la corrente del fiume Saluto e la corrente del fiume Tordo, però io posso assicurare che non si sta bene come si sta bene a Cleto. Chi ha fondato questo luogo evidentemente aveva delle doti particolari, perché si sta bene l'inverno in quanto il borgo sembra protetto da queste colline, quindi sembra quasi una nicchia. Si sta bene d'estate per questi aliti di vento, di venticello fresco, che rendono piacevole l'estate. Basta guardare un po' Piazza Aldo Moro, che è il nostro salotto, dove si discute fino a tardi, dove si vorrebbe stare fino all'alba, perché proprio è bello stare, diciamo, con questo clima meraviglioso, specialmente d'estate. Quindi grazie veramente a voi, spero che questa iniziativa non si concluda in una bella serata del mese di luglio. Conoscendo pure i ragazzi della Proloco, sono convinti che è un'iniziativa che continua ancora a svilupparsi, perché io quest'anno la vostra iniziativa è vitale, perché come sapete noi usciamo da un'esperienza altrettanto bella, che è il Cleto Festival, che ha avuto inizio nel 2011, come giustamente mi ha corretto la Presidente Carla. Io penso il 12, dice no, guardi che il 2011, questa sua doverosa precisazione ha rafforzato il mio pensiero, quello che volevo esplicitare, perché diciamo noi cosa abbiamo fatto? Cioè, pur uscendo da una competizione politica lacerante nel 2011, l'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere, il sottoscritto, è riuscita a mettere da parte le solite divisioni tribali ancestrali e ho sposato in pieno l'iniziativa di quel Cleto Festival. E quindi è stato un'iniziativa meravigliosa, perché ha reso più conosciuto il borgo di Cleto, e c'è un'affluenza di visitatori veramente incredibile. Quest'anno hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Mi è un pochino dispiaciuto, sono rimasto un po' amareggiato, perché quasi da alcune dichiarazioni sembra che sia stata il sindaco e l'amministrazione a voler tappare le ali a questa creatura, che in fondo era anche creatura mia, pur da opposte e distinte e distanti posizioni politiche. E spero che comunque tutto riprenderà, e noi, anche se corti così alla sprovvista, abbiamo il dovere possibilmente di incoraggiare tutte le iniziative per far sì che la tradizione continui, per far sì che Cleto venga conosciuto, apprezzato, perché lo merita, altrimenti non bastano tutti i finanziamenti che stiamo avendo, se poi restano monumenti silenti.
Io penso che non ci sia altro da aggiungere, anche perché alla fine effettivamente tutte le attività che sono volte a promuovere diciamo, il bellissimo Borgo di Cleto sono positive. Magari chissà, l'anno prossimo vedremo nuovamente il Cleto Festival. In questo momento c'è questo Cleto sotto le stelle, cinema all'aperto e non solo, perché c'è il Cletoland, come diceva anche prima Maria Luisa, ci sono il trekking urbano, ma ci sono tante altre attività. Quindi venite a Cleto, scoprite nuovamente il Borgo, perché il Borgo non è assolutamente morto, ma è un borgo vivo. Vi aspettiamo a braccio aperto.